Nuovamente insieme ci siamo in diretta, un sacco di amici anche nuovi del canale, vi vedo crescere di giorno in giorno, ci fa un sacco piacere. Un abbraccio ai fedelissimi veterani abbonati di questo canale che vedo già presenti in chat, e buon Mesby in regia e il ritorno di un amico, Giorgio Baietti, come stai? Ciao, ciao carissimo, ciao carissimi a tutti voi. Benissimo, quanto lo dico sempre, quando sono facciamo finta che non bene, ma benissimo, è molto eccellente. Non trovo Fantastico, più gli aggettivi, tra un po', dovrò coniarne di nuovi, dai. io ti ringrazio perché veramente la tua amicizia l'hai dimostrata in più occasioni, non era scontato. Quindi, Grazie. ci siamo dal momento in cui ci siamo conosciuti, devo dire che ho Bravo. apprezzato tanto la tua amicizia. Quest'oggi parleremo di un argomento importante. So che c'è anche un'uscita letteraria in Sì. cui concomitanza, abbiamo già accennato, vi invito a recuperare fin da subito le puntate precedenti insieme a Giorgio, abbiamo messo delle buone basi per un percorso che faremo insieme e rimanete con noi fino alla fine perché parleremo anche di tour e parleremo anche della data che per chi ci vede in diretta fra pochi giorni saremo tutti presenti a Sì. Torino, quindi ne parleremo sul finale di puntata. Ma l'argomento dei Catari, di cui abbiamo già accennato qualcosa, è veramente secondo me uno di quei pezzi del puzzle che mancano ai più. Nonostante bisogna, se a parer mio, andare a indagare lì per unire un po' di puntini. Io ti lascio la parola, poi siamo in diretta, quindi prenderemo anche le domande in diretta e ti farò qualche domanda io strada facendo. A te la parola. Grazie Gianluca. Innanzitutto ci tengo a precisare che mi fa molto piacere questa puntata di oggi, 2 dicembre, perché tra pochi giorni, ufficialmente il 9 e poi il 10 ci vediamo a Torino, quindi proprio in concomitanza con i nostri appuntamenti uscirà questo mio ultimissimo libro che vi presento in anteprima assoluta proprio per Facciamo Finta che è I Catari e il loro mistero, edizioni Verde Chiaro. Dove appunto io analizzo con la prefazione di Roberto Giacobbo e l'altra prefazione di Piero Aragone e la presentazione che volevo dire di Roberto Giacobbo che gentilmente si presta sempre con amicizia a presentare i miei libri. E I Catari e il loro mistero, ma il titolo fu più calzante perché è veramente un mistero quello dei Catari. Beh, innanzitutto chi erano i Catari e perché si chiamavano così? Questo nome gli viene dato da un abate benedettino, Ecberto di Schönau, tra il 1152 e il 1156. Lui era un abate, appunto, benedettino, che individua queste persone in Germania e che si estendevano un po' tra la Germania, le Fiandre, soprattutto la Francia. Persone quindi che vengono chiamati Catari da Kataros, che vuol dire i puri. Lui li chiama i puri perché vede in loro una sorta di purezza. Era un nome che era stato usato secoli e secoli addietro dai seguaci di Novaziano, una sorta di papa, sì, un papa che però non si sa bene in che modo fosse stato eletto. Quindi i seguaci di questo Novaziano venivano chiamati i puri, ma non c'entrano nulla con questi puri, tra virgolette. I Catari nascono praticamente intorno tra il Novecento e l'anno 1000, o almeno nascono, si cominciano a palesare. Secondo alcuni arrivano dalla Bulgaria, vengono anche chiamati Bogomili in un primo tempo, e poi vedremo, ricordiamoci sempre il Monte Bugarash, di cui parleremo tra poco, ma affondano le loro origini in antichissime credenze, come ad esempio le basi sono il mazdeismo da Zarathustra, il manicheismo, l'ognosticismo con il demiurgo, il marcionismo, tutti questi ismo, ismo, ismo che poi si fondono e nel sud della Francia, soprattutto nella zona che ancora oggi viene chiamato il paese Cataro, la zona che da Béziers, Carcassonne, Albi, Tolosa va giù verso i Pirenei e li scavalca e va anche nella zona dei Paesi Baschi spagnoli. E questa è la loro culla, almeno in Europa.
Si racconta che provenissero dalla Bulgaria, da cui il nome anche Bulgari o Bogomili, ma i Bogomili erano un'altra cosa. Nel mio libro, ad esempio, nelle prime pagine analizzo tutte queste credenze, che sarebbe veramente lungo spiegare questa sera. Ma mazdeismo, manicheismo, gnosticismo, marcionismo, bogomilismo, tutti questi ismo avevano una caratteristica, e cioè rifiutavano l'Antico Testamento. La Bibbia, come la conosciamo, no? L'Antico e il Nuovo Testamento, era rifiutata in toto da tutti questi ismi, per riassumere. Perché? Perché dicevano che questo non era un Dio. Chi ha fatto scrivere la Bibbia, cioè il protagonista dell'Antico Testamento, era un Dio vendicativo, un Dio materialista, un Dio che non aveva nulla a che vedere con la spiritualità, ovviamente secondo queste tematiche. Ma ci sono effettivamente dei passaggi nella Bibbia in cui ci si domanda che tipo di Dio fosse, no? Sacrifici di animali, sacrifici di persone, no? Abramo, Giacobbe e quant'altro, no? Episodi veramente cruenti. Ma se vogliamo anche lo stesso aspetto di Davide e Golia, no? Questa è un'uccisione vista così esaltata, un gesto di violenza che viene così esaltato. Io non ci ho mai trovato nulla di così esaltante, ecco. Trovo ad esempio che non c'entri nulla con questi testi il Cantico dei Cantici attribuito a Salomone, dove invece c'è veramente una storia di amore, anche carnale, un amore puro. Forse è l'unica parte dell'Antico Testamento che i catari avrebbero apprezzato. Quindi tutte queste tematiche, dal mazdeismo, da Zarathustra, prendiamo Sigmund Sprach Zarathustra, Nietzsche, tutti i filosofi che ne hanno trattato, ma anche il demiurgo, cioè colui che costruisce la materia, costruisce proprio la vera terra, vengono assolutamente rifiutati dai catari. I catari, li chiamiamo noi così per praticità, i catari, giustamente c'è anche il titolo del mio libro, ma forse sarebbe più giusto chiamarli buoni uomini e buone donne, così venivano chiamati, bon homme bon femme, no? Venivano chiamati buoni. Tra di loro forse non si chiamavano neanche, non avevano bisogno di etichette. È pratico per noi chiamarli comunque catari. Ma vi sono antichissime teorie che partono appunto da prima della nascita di Cristo, dalla Terra Santa, ma soprattutto dalla Mesopotamia, da tutto quello che è la culla della civiltà, e che ci mandano un messaggio di, in un certo senso, di rifiuto della materia. C'è una divisione tra lo spirito e la materia. La materia è praticamente tutto, lo spirito è soltanto per alcuni, e i catari vogliono essere gli artefici, i protagonisti di questo spirito. Mi viene in mente a riguardo, anche sui Vangeli, sul Nuovo Testamento, che invece è apprezzato dai catari ed è voluto, soprattutto i passi, loro amavano molto San Paolo, in alcune nelle lettere di San Paolo, il messaggio di San Paolo, ma la stessa figura di Gesù Cristo, ma la figura spirituale di Gesù Cristo, non certamente quella materiale, che loro dicevano che era soltanto quella di un profeta a questo punto, perché un Dio non può diventare corpo, ossa, carne, sangue, ma deve essere soltanto uno spirito puro. C'è Clemente di Alessandria, che è uno dei padri della Chiesa, ricordo, sottolineo, uno dei padri della Chiesa, con Sant'Agostino, con Tommaso d'Aquino, quindi quelli su cui si poggia la Chiesa cristiana, cattolica, romana, apostolica, 150-215 d.C., nell'opera Stromateis, dice che solo una minoranza di persone può accedere ai veri misteri che ci ha indicato Gesù Cristo. E a chi gli domandava se era più importante questa gnosi o la salute del corpo, diceva molto più importante la gnosi. Gnostico è il vero cristiano, diceva lui. Ma questo messaggio, mi viene in mente il famoso passaggio delle perle ai porci, no? Quindi c'è il messaggio di Cristo che è per tutti, ma ce n'è uno più segreto che non è per tutti, è per alcuni. E questi alcuni si identificano ad esempio nei catari. Questo messaggio di questa chiesa
esoterica in confronto con quella esoterica rappresentata dal Papa, dai sacerdoti, dai cardinali, dai vescovi. Il messaggio segreto di Gesù Cristo, ci dice Clemente d'Alessandria, che ripeto per l'ennesima volta è uno dei padri della Chiesa, non è un esoterista di questi tempi, è uno dei padri, quindi uno dei fondamenti della Chiesa cattolica, ci dice che ci sono due messaggi. Uno è quello palese e uno è quello nascosto. Quello importante è quello nascosto. I catari si appoggiano a questo. Vengono a conoscenza di un qualche cosa da cui il mistero dei catari, che li rende speciali. Ma questa specialità li fa anche restare invisi alla Chiesa, soprattutto ad un uomo che è Papa Innocenzo III. Papa Innocenzo III tenta a più riprese di contrastare i catari, annullarli, ma ai sovrani del tempo questa cosa non interessava più di tanto, ma lui insiste con questa crociata e questo messaggio va a colpire le orecchie dei sovrani del nord della Francia, perché ricordiamo che a quel tempo quella che noi chiamiamo la Francia meridionale sud non era Francia, era Occitania, era Provenza, era Languedoc, in confronto con la Languedoc del nord. Non parlavano il francese che si parla oggi, la lingua di Molière, parlavano una sorta di provenzale che è molto simile a quello parlato all'occitano delle vallate piemontesi, della provincia di Cuneo, di Torino ad esempio, no? Si parlano ancora queste vallate, una lingua trasversale che arrivava praticamente fino ai Pirenei. Lo stesso Béranger Saunier, ecco il mio alter ego, no? Il parroco di Relle Chateau di cui qui con te la facciamo finta che abbiamo parlato e ne parleremo ancora, ovviamente. E parlava un dialetto che era, ovviamente conosceva il francese, perché ovviamente siamo nel 1800, ma parlava un dialetto che era il provenzale, l'occitano. Ebbene, ai sovrani del nord, questa crociata cade a fagiolo. Perché? Perché il nord era più povero del sud. Il sud della Francia, chiamiamolo sud della Francia per comodità, era molto più ricco, molto più colto, molto più aperto a varie conoscenze, alla dolcezza del clima, della popolazione, di tante cose. Era molto, molto meglio del nord, dove loro regnavano. E allora dicono, caspita, abbiamo la possibilità, con l'avallo del Papa, di prenderci questa fetta di territorio. E questo avviene in vari passaggi, con una famosa crociata, ed è la crociata più strana che sia stata fatta, perché in fondo la crociata nasce appunto nell'anno 1000, no? Per la conquista del Santo Sepolcro, no? Partono i crociati, conquistano Gerusalemme che poi perderanno, ma per il fatto di sottrarre il regno, cioè il simbolo della cristianità, dai musulmani, no? E questa crociata, ovviamente le crociate storiche sappiamo, no? Baldovino, Goffredo di Buglione, tutto questo, ma veniva fatto contro altre persone, contro altri credenti, cioè cristiani contro musulmani, una sorta di nemici, secondo l'ottica del tempo, non sto a dirlo io, ma secondo l'ottica del tempo, questi nemici che usurpavano il Santo Sepolcro. E questo, tra virgolette, poteva avere un senso. Non aveva un senso, invece, una crociata combattuta nel cuore dell'Europa tra persone praticamente simili, tutti entrambi cristiani. Cristiani i sovrani del nord, cristiani i catari. Ma è una crociata molto cruenta, una crociata che porterà tanti danni, soprattutto alla distruzione di un mondo fatto di dolcezza, fatto di cultura, fatto di musica, fatto di spiritualità, e che viene annientato con il ferro delle spade, le palle dei cannoni, delle catapulte, di tutto quello che viene usato per distruggere una popolazione che in fondo era del tutto inerme.
Ovviamente i Qatari si armeranno non tanto loro quanto assolderanno delle milizie mercenarie per difendersi, ma purtroppo la fine, la parola fine, la vittoria sarà degli uomini del Papa. C'è un episodio famoso che molti ricorderanno a Béziers. Béziers è una bellissima città del sud, appunto, vicino sulla costa, vicino a Carcassonne, verso appunto Rennes-le-Château, anche siamo in questa zona, dove per puro caso, perché l'ha tratto bene nel mio libro L'assedio di Béziers, c'è l'attacco ai Catari. Le truppe di Simon di Montfort, che era, diciamo, il generale, il comandante delle truppe del Papa, Simon di Montfort, avevano circondato la città di Béziers, ma tutto sommato non c'era alcuno scontro. Per un battibecco, proprio più di un battibecco, di alcuni catari che escono dalle mura per andare forse a controllare, forse a sbeffeggiare le truppe, non è mai stato chiarito, c'è una sorta di vendetta e vengono quindi i soldati di Simon de Montfort, entrano nelle mura della città e trovano, caso strano, un gruppo di catari nella chiesa dedicata a Maria Maddalena, e vengono trucidati nel giorno di Maria Maddalena. Ecco, Maria Maddalena che ritorna sempre. Siamo a luglio e in questa giornata, il 22, dedicata appunto alla festa di Maria Maddalena, questi catari si erano rinchiusi in questa chiesa dedicata a Maria Maddalena per pregarla, perché vi era un forte culto di Maria Maddalena, quello che è rimasto ancora oggi. Nel sud della Francia, tieni conto, Gianluca, che è più venerata Maria Maddalena della Madonna, della Vergine. A Rennes-le-Château Maria Maddalena è dedicata alla chiesa, la Madonna è dietro all'altare, come se fosse un ospite, gradita, ma sempre un ospite. Maria Maddalena è il simbolo di Rennes-le-Château, il simbolo di queste zone, la Saint-Bon, Saint-Maximin, Saint-Marie de la Mer, ma a Béziers abbiamo stranamente un attacco dei soldati del Papa a uomini e donne, bambini e vecchi che si rinchiudono per pregare nella chiesa di Maria Maddalena. Questo sarà la scintilla che fa scatenare un po'. Ecco, io fra l'altro su questo ne approfitto, perché sono tematiche sempre più attuali, purtroppo, e spero sempre meno comprensibili per il popolo del futuro, per chi seguirà il canale, spero fra qualche anno, ma lo spieghiamo per contestualizzare il presente. Stiamo parlando veramente di una discriminazione, di andare contro un intero popolo, e come ci stai giustamente dicendo tu, uomini, donne e bambini. Quindi è veramente l'odio verso un popolo intero, assolutamente non belligerante, quindi discriminazione ovviamente appoggiata dallo Stato, dalle alte sfere che in quel momento erano le istituzioni religiose. Quindi vedete come il sistema in ogni epoca se la prenda con qualcuno per motivi ideologici, e quindi riprendiamo di qua. Assolutamente, e hai fatto bene a toccare questo aspetto, perché parliamo di gente inerme, cioè persone che soprattutto erano andate ad adorare il loro emblema religioso, Maria Maddalena. E proprio, caso strano, in questa chiesa vengono trucidati. E come dicevo, è la scintilla che fa causare un incendio grandissimo. Béziers viene praticamente messa a ferro e fuoco ed è uno dei più grandi eccidi della storia dell'umanità. Dico dei più grandi in proporzione alla cittadina. Alcuni raccontano, le cifre esatte non sono mai state chiarite, però si parla per approssimazione intorno a 10.000 persone che vengono trucidate, sia in queste giornate dedicate a Maria Maddalena, sia nei giorni seguenti, e vi è la famosa frase di un abate che segue le truppe di Montfort, un uomo del Papa, al quale i soldati chiedono: ma questi catari sono come noi, sono bianchi, le stesse nostre fattezze, non hanno dei simboli particolari, non avevano questa croce, la croce catara cucita addosso, ma come facciamo a riconoscerli? E lui, c'è la famosa frase, che è stata un po' travisata, ma il succo era questo: uccideteli tutti, Dio riconoscerà i suoi.
che su vari testi francesi è leggermente diversa, ma il succo è questo: uccideteli tutti, Dio saprà ben riconoscere i veri cristiani. E i soldati mettono in pratica questo. Io ho letto dei testi, dei resoconti che ho utilizzato ovviamente nel mio libro, citando queste fonti veramente strazianti, di donne e bambini passati a fil di spade, infilzati, cioè uccisi proprio in un modo cruento. Addirittura c'è un passaggio che si dice che la gente scivolava sul sangue e sulle viscere che c'erano per le strade. Praticamente le strade di Béziers erano coperte da sangue, da intestini, da polmoni, da pezzi di carne umana, che è veramente un qualcosa di un eccidio spaventoso. E se la cifra è, come riportano molti testi, di 10.000, è come se in una città come Torino avessero ucciso in una giornata due o 300.000 persone. Cioè, fatti conto, cioè, la popolazione di Torino toglie 300.000 persone in un colpo, in un giorno. È un eccidio enorme che non hanno fatto praticamente quasi neanche dalla Seconda Guerra Mondiale in una giornata, cioè, a parte la bomba atomica a Hiroshima e Nagasaki, ma in una giornata uccidere così tante persone, parliamo anche del 1200, quindi non c'erano cannoni, non c'erano mitragliatrici, bombe atomiche, c'erano spade, giavellotti e alabarde, ecco, tutte armi da taglio, diciamo, principalmente, e quindi qualcosa di veramente atroce. Ma la crociata contro i catari è veramente atroce, perché è un qualche cosa che unisce la spiritualità falsa di un papa che voleva annientare così per una sua idea, perché si diceva che i catari facessero degli strani rituali, che adorassero delle divinità che rifiutassero l'Antico Testamento. Vabbè, non era il caso di trucidarli, diciamo, ci si poteva discutere, no? Però viene proprio messa in pratica, e soprattutto poi questo desiderio di conquista, quindi unire la cupidigia alla spiritualità. Gli scontri saranno cruenti anche in altre località, avremo Tolosa, dove a Tolosa, ad esempio, nell'assedio viene ucciso poi Simone di Montfort. E una piccola curiosità, viene ucciso da una donna. Simone di Montfort era il comandante delle truppe, e alla difesa di Tolosa avevano posto delle donne, proprio delle donne che avevano utilizzato loro queste sorte di catapulte, no? E una donna, guidando un petriere, che era una sorta di catapulte che lanciava delle pietre, riesce a colpire in testa e uccidere Simone di Montfort. Piccola curiosità. Quindi Simone di Montfort, l'artefice di questi vari eccidi, viene, diciamo, vendicato da una donna catara. E la donna cherche la fame, viene da dire, perché la donna era molto, 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 tre volte non basterebbe, ma ci limitiamo, importante per i catari. I catari davano una grandissima importanza all'aspetto femminile, probabilmente al femminino sacro, di cui abbiamo parlato anche qua, l'antica tradizione che parte da Ashera, che passa per Iside e Maria Maddalena, e davano veramente importanza. Le donne potevano essere delle perfette, perfette erano i vescovi dei catari, erano le guide spirituali. Ma parliamo del 1200, quando la donna nella chiesa, diciamo, cattolica romana apostolica, era già tanto se poteva fare le pulizie in chiesa o fare la suora. Qui, tra i catari, la donna aveva una grande dignità e poteva essere anche ai vertici della chiesa. E come abbiamo visto nel caso di Simone de Montfort, essere anche a capo dei soldati. Quindi questa donna che guida lei, questa catapulta, oddio, io non l'ho mai usato una catapulta, però non credo che sia una cosa così facile da usare, e riesce nel suo intento. E, come dicevo, appunto, la crociata continua e culmina in una località particolarissima, che è Montségur. Montségur, tra l'altro, apro una parentesi, Gianluca, metterete poi la mia mail, perché in primavera si vuole organizzare un viaggio sia a Rennes-le-Château che nei luoghi catari. Dico Rennes-le-Château come emblema, perché è l'emblema del paese catero, ma soprattutto anche in tutta la zona dei castelli catari, che sono veramente stupendi. Montségur, Quéribus, Puylaurens, Père-Pertuse, tutta una serie di castelli che hanno dei grandi, grandi fascini, soprattutto una grandissima energia. Ho portato degli esperti radiestesisti,
E veramente in questi castelli hanno trovato qualcosa di fenomenale. L'emblema di tutti è Monsegur, questa cittadella, questo nido d'aquila che svetta su una montagna nella regione della Riege, mi sembra 1250 metri. Dico subito, per chi non vuole camminare troppo, che da dove si lascerà il pullman o le automobili ci sono esattamente 25 minuti di salita a piedi. Dopo si scende dal pullman o dalla macchina e dopo esattamente, l'ho cronometrato io più volte, dopo 25 minuti si arriva a Monsegur, alla fortezza, quindi non è una camminata lunghissima. E Monsegur è l'emblema, questo nido d'aquila, il luogo in cui si radunano i perfetti, i cateri che arrivano da tutta la regione in questa fortezza, sanno che ormai la guerra è persa, ma no, a loro non interessa, perché custodiscono un grande segreto. Secondo alcuni è il Graal, il Santo Graal. Forse era questo che cercava Innocenzo III? Un grande tesoro materiale? Forse era questo che cercavano i re di Francia? Fatto sta che a Monsegur si radunano grande numero di perfetti. I perfetti, ricordo, erano le guide spirituali. Si diventava perfetto dopo aver ricevuto il consolamento, quindi che era una sorta di sacramento, il sacramento più importante di tutti, perché i cateri rifiutavano, ad esempio, l'eucaristia, dicevano che non si può in una ostia avere il corpo di Cristo perché è materia. I cateri rifiutavano tutto ciò che era materiale. Tutto ciò che era materiale era stato fatto dal Rex Mundi, il re del mondo, e loro rifiutavano la materia, perché la materia era qualcosa che si sarebbe corrotta, che si sarebbe, non c'è nulla di perfetto sulla terra. Tant'è che i cateri si sposavano, avevano i loro matrimoni e dovevano avere figli per continuare, ma non amavano avere figli, perché mettere al mondo un bambino voleva dire immettere in una carne, ossa, sangue, quindi qualche cosa di materiale che ovviamente si sarebbe deteriorato poi col passare degli anni, con la morte, uno spirito libero del cielo. Viceversa, se si moriva con il consolamento e si moriva per endura, l'endura era una sorta di suicidio che poteva venire in vari modi, o in cima a una montagna, immersi nel ghiaccio, lasciandosi morire di fame, di sete e di freddo, soprattutto guardando Oriente, guardando il sole nascente, come fanno tanti stambecchi, è un rituale che usano anche gli stambecchi quando sanno che devono morire. Oppure immergendosi, avendo delle costipazioni polmonari, immergendosi in bagni bollenti, buttandosi nel ghiaccio, nella neve, quindi avere questi sbalzi e quindi provocarsi la morte. E molti diranno, ma pazzi questi? No, perché a loro non interessava questa vita, questa materia, interessava l'altra. Loro vivevano per l'altra vita, e l'altra vita si poteva raggiungere e non reincarnarsi, perché loro credevano, come insegnava Pitagora, nella metempsicosi, nella reincarnazione. Quindi reincarnarsi sarebbe stato un problema, perché si sarebbe continuato il ciclo di questa vita che loro rifiutavano. Ai cateri non interessava questa vita terrena, interessava solo ed esclusivamente la vita spirituale. Quindi con il consolamento, quindi questa sorta di purificazione dello spirito, e questa l'endura, questo suicidio, chiamiamolo suicidio assistito, riuscivano a ottenere quello che volevano. E allora ti dicevo, era per loro più una festa vedere una persona che moriva nell'endura, magari in cima a una montagna, di fame, di freddo, di sete, che però sapeva che sarebbe con gli ultimi sguardi, gli ultimi lampi di luce verso il sole nascente, piuttosto che un bambino, un bellissimo bambino che nasceva. Perché questo bambino che nasceva andava incontro all'inferno, che era questo sulla terra. Era questo qui per loro. Il vero paradiso era appunto l'aldilà. Ma un aldilà da cui non si tornava. L'aldilà da cui si tornava, la reincarnazione per loro non era assolutamente positiva. Ne approfitto per passare, dato la memoria, soltanto alcune tematiche fondamentali che troverete sul mio libro. Quindi il mondo è opera del demonio, o meglio del Rex Mundi, quindi la materia. L'insegnamento e i sacramenti della Chiesa di Roma sono assolutamente falsi e non provengono da Dio, questo è Rode Cargo. L'unione carnale di una coppia anche dopo il matrimonio è da considerarsi
l'antitesi dell'ascesa, meno bambini nascono meglio è, come ti dicevo prima, è un grave peccato cibarsi di carne, uova, formaggi e tutti gli alimenti che sono una diretta conseguenza dell'atto procreativo, e neanche bere il vino, perché il vino era una manipolazione umana. Dicevano, il vino c'è nella Bibbia, nel Vangelo, no? Anche il miracolo dei pani e pesci, no? Le nozze di Cana, il vino. Loro rifiutavano, ad esempio, questo episodio delle nozze di Cana, perché dicevano, un vero essere spirituale non può moltiplicare del vino, perché il vino è un prodotto della manipolazione umana. Quindi usando le mani si toccava la cosa e quindi non era più puro. Quindi sarà un messaggio molto amato dai vegani, perché, ripeto, bisognava astenersi, come le stesse popolazioni che ho citato prima, nel manicheismo, nel gnosticismo, nel marcionismo, i bogomili, non ci si doveva cibare di carne, di uova, di latte, e quindi carne, uova, formaggi, tutti gli alimenti dell'atto procreativo. Giorgio, ti faccio una domanda, scusami se ti interrompo, però viene spontaneo, no? Anche alla luce di quello che ci stai raccontando. Cioè, quale sia veramente il motivo di tanto odio? Cioè, se questi erano, tra virgolette, per come ci stai raccontando, di passaggio, non toccavano nulla, non avevano ambizione, non volevano moltiplicarsi, non volevano fare proselitismo, non volevano cambiare il mondo, perché di solito questa sorte aspetta a chi tenta di cambiare il mondo, chi vuole cambiare un sistema. E allora come mai tanti delitti così efferati, tante persecuzioni? E ritorniamo anche, che è anche una domanda collegata, a delle ritualistiche, determinate ritualistiche, per cui venivano ritenuti pericolosi. Beh, innanzitutto la pericolosità veniva data per il Papa Innocenzo III, che è colui che vuole la crociata, dal fatto che ovviamente loro rifiutavano l'Antico Testamento, che avevano questa ideologia, ad esempio, della condanna della procreazione, del matrimonio in sé, di questi sacramenti, dell'eucaristia, della confessione. Tutti i dettami di Santa Madre Chiesa da loro venivano rifiutati in toto. Dicevano che non è assurdo confessarsi, assurdo, esempio, il battesimo, l'eucaristia. Tutti questi aspetti venivano visti ovviamente come qualche cosa. La stessa cosa più o meno che un secolo dopo toccheranno i Templari, perché i Templari verranno annientati da Filippo il Bello e da Clemente V col fatto che rifiutavano alcuni sacramenti, e quindi si diceva che adorassero Baffometto, che soprattutto sputassero sulla croce, perché loro, come i catari, non riconoscevano la croce. La loro croce, la croce catara, era questa, che tra l'altro questo berretto l'ho comprata a Quaeribus, nel castello di Quaeribus, è l'ultimo forte catero, non è Monsegur, è Quaeribus. Loro adoravano questa croce, la croce di Languedoc, la croce catara, e anzi me lo tengo in testa per un po', così si vede meglio. E praticamente questo aspetto faceva sì che venivano ovviamente mal visti dalla Chiesa. Ecco, bravo, anche quello. Ma hai toccato il tasto giusto. Perché erano così odiati? In un certo senso per un aspetto di invidia. Perché loro erano amati dalla popolazione. I catari erano molto, molto amati dalla popolazione. Ci sono degli episodi in cui raccontano che in questa zona del sud della Francia, ad esempio, la gente andava dai catari per qualsiasi cosa. Preferivano andare dai catari a rivolgersi a loro per degli acquisti, per delle transazioni, per dei consigli, no? E questo dava fastidio ovviamente ai non catari. E questo era un motivo di grande invidia, perché loro erano puri, erano come erano, e quindi hanno un grande impatto sulla popolazione, e soprattutto perché i loro perfetti, chiamiamoli i loro sacerdoti per praticità, non erano corrotti come era corrotto il clero locale. Teniamo conto che in quest'epoca il clero locale era corrotto, diciamo, quasi al 90%. Praticamente si diventava sacerdoti, non certo come oggi, dove ovviamente c'è una vocazione, sono pochissimi sacerdoti, quei pochi ovviamente hanno una grande vocazione, ecco.
All'epoca no, si entrava per il potere, perché essere un uomo di chiesa voleva dire avere sempre la pancia piena, avere potere e avere potere, godere di quello che la gente comune non aveva, doveva tenere in mano solo la zappa e la vanga. E quindi anche questo era un grave dissidio, perché la gente comune si avvicinava sempre più ai catari non andando dai preti. Ci sono degli episodi che ho letto, ad esempio una cittadina di Limoux è una cittadina vicino sempre a Rennes-le-Château, dove la gente del posto si rivolgeva a determinati personaggi che erano considerati catari, che poi saranno torturati dai domenicani, perché non dimentichiamo che i domenicani sono quelli che seguono le truppe di Simone de Montfort e che ci danno i resoconti, perché una cosa importante da dire, Gianluca, tutto quello che noi sappiamo sui catari, diciamo il 99%, lo deriviamo dai domenicani, perché i domenicani erano alla seguito delle truppe di Simone de Montfort e quindi erano loro che seguivano le truppe e stilavano, sapevano leggere e scrivere, e stilavano quindi i documenti. C'è poi un passaggio che voglio raccontarti dopo, molto molto significativo. Però attento, è come se noi vogliamo sapere la storia dei partigiani da dei resoconti scritti dai nazisti o dai fascisti. Cioè, erano i nemici. Tutto quello che sappiamo lo sappiamo dai domenicani. A parte c'è un libro che io ho utilizzato per il mio libro, Anonimo Cataro, si dice che si parli di un personaggio comunque italiano, libro dei due principi, e che appunto si dice che sia l'unico testo, Bernardo Di Lucio, no? Viene attribuito, e questo testo, che troverete appunto sul mio libro, non nella bibliografia, si dice che sia l'unico testo che ci riporta dei catari, ma è un testo italiano, scritto diciamo da un cataro italiano. E il fatto che appunto i domenicani ad un certo punto non possono neanche nei loro scritti condannare più di tanto, si limitano a riportare i fatti, e questo è molto significativo, perché i domenicani erano i dominis cane, i cani da guardia della chiesa, erano l'inquisizione, e quindi ci riportano, sono costretti a riportare i fatti tout court, così come avvengono. Tu mi chiedevi qual è praticamente la causa. La causa potrebbe anche essere un fatto economico, perché i catari riescono, pur odiando la materia, a lasciare una leggenda di un famoso tesoro, il tesoro dei catari, che non doveva essere qualcosa di così grande, perché ti spiego, a Montségur siamo ormai nel 1244, siamo negli ultimi scampoli, l'assedio dura un anno, questo pane di roccia viene circondato dalle truppe, ma ad un certo punto, la vigilia della Pasqua dei catari, quattro perfetti si calano con delle funi da una montagna, e veramente chi verrà a Montségur lo potrà vedere dai propri occhi scendere da lì, ci voleva Walter Bonatti, ecco, per scendere e salire da lì. È veramente scoscesa la parete, prendendo un pane di roccia in verticale, riescono a portare via praticamente in uno zaino, chiamiamolo zaino del tempo, il loro tesoro. Secondo alcune fonti poi scendono, avevano delle persone di loro fiducia che gli danno dei cavalli, vanno forse nelle grotte di Lombrive, comunque vanno nella direzione, se vogliamo, anche verso Rennes-le-Château, e poi ritornano a Montségur, perché quello che dovevano nascondere era stato nascosto. E c'è un passaggio molto importante che riportano sempre questi testi dei domenicani, che praticamente all'antivigilia della Pasqua scendono di nuovo verso la vallata, però dove c'è il sentiero, quello che si fa tutt'oggi, e vanno dal comandante delle truppe, che non è più Simone di Montfort, ma diciamo un altro ufficiale, dicendo: è Pasqua, sospendiamo la guerra per una giornata, e vi invitiamo a venire su in alto, dove c'è la fortezza, a vedere Gesù che diventa corpo e sangue nelle mani dei nostri perfetti, dei nostri vescovi. Avevano un vescovo loro, no? Che era salito sulla loro guida spirituale. La maggioranza dei soldati non va, ritenendo una stupidata o qualche cosa di blasfemo, ma alcuni ufficiali
seguono i Qatari e salgono su, non scendono più, non perché li hanno uccisi, perché quello che hanno visto tra quelle mura misteriose li colpisce così tanto che si tolgono la divisa dell'esercito papalino e abbracciano il credo catalano. Quindi Gesù che diventa sangue, corpo e sangue nelle mani del loro vescovo. Il rituale che c'è ogni domenica messa nell'ostia, ma loro rifiutavano questo. Poi sicuramente se questi ufficiali dell'esercito avessero visto semplicemente un pezzo di ostia che davano in bocca alla gente, sarebbero scesi, anzi, gli avrebbero riso addosso. Invece no, questo gesto, questa cosa che succede, li cambia completamente. Ormai siamo alla fine di Monsegure, non di tutto, perché la fine sarà a Quaeribus, e vengono presi praticamente per fame, per sete, tutto, e i soldati a un certo punto dicono a loro: guardate, basta che abbiurate la vostra fede e avrete salva la vita, perché dopo un anno di assedio, tra l'altro Papa Innocenzo III era morto, quindi c'erano altri papi, altri re, cioè a un certo punto anche i soldati erano stufi di questa crociata, ma i 700 rotti catari che erano a Monsegur scendono cantando e cantando vanno al rogo. I soldati avevano costruito un recinto, una palizzata, dando fuoco, e ognuno di questi va nel rogo cantando. Cantando e addirittura benedicendo i soldati che avevano acceso il fuoco. Questo è un passaggio grandissimo che riportano i domenicani. Dicono che dalle parole del loro vescovo, che mentre sta bruciando, si leva un alto grido che non è un grido di dolore o di vendetta, è un grido di amore, amore ancora avvolti dalle fiamme. I 700 vengono praticamente bruciati e con loro finisce il mito di Monsegur. Non il catarismo, perché il catarismo proseguirà in questa zona ancora per un quindicennio, nel castello di Quaeribus, Quaeribus che è una fortezza stupenda dove andremo, diciamo più verso la costa, verso oriente, e dove c'è un vento perenne, un vento che ti butta a terra veramente, ma forse questo vento ci racconta ancora oggi il sospiro di questi ultimi catari. I catari finiscono in Francia, sono l'emblema principale, ma proseguono in Italia, e in Italia avremo una vera e propria chiesa catara. Attenzione, l'Italia, la terra del Papa, loro non interessa, perché riescono anche qui in Italia a creare un qualche cosa che non avrà però lo stesso affiato, lo stesso successo di quello, diciamo, francese. E cito soltanto, se siamo ancora nei tempi, le varie chiese. C'erano alcune località molto importanti che io cito nel mio libro. Una, ad esempio, la più importante di tutte era Concorezzo. Concorezzo, Monza e Brianza aveva una chiesa, la più grande chiesa catara italiana, di cui c'erano più di 1500 adepti, e si chiamavano Garattesi. Poi c'era la chiesa di Desenzano del Garda, sul lago, dove che si chiamavano Albanisti o Albanesi, e poi c'era la chiesa di Mantova, che venivano chiamati Bagnolesi. La cosa che fa un po' discutere è che, come sempre, in Italia si creano i campanili. E allora, i Garattesi di Concorezzo e gli Albanesi, i Albanisti di Desenzano, si odiavano, insomma, però non si potevano tanto soffrire, tant'è che vi sono dei commenti che troveremo su quel libro di Dilugio, no? Sull'anonimo catero, proprio una sorta di attacchi, perché uno diceva: noi siamo meglio di voi, voi siete peggio di noi e quant'altro. Quindi Bagnolesi, Albanesi e Garattesi non erano così uniti. Ma attento Gianluca, anche oggi io mi è capitato di conoscere varie famiglie neotemplari che tra di loro, se si potessero, ecco, mandare al rogo, lo farebbero, il rogo simbolico. E i catari, come ti dicevo, non avevano sempre lo stesso nome, un piccolo dettaglio: ad esempio nelle Fiandre venivano chiamati Pifli, Pifli, questo nome è piuttosto strano, nelle Fiandre, diciamo tra l'Olanda e il Belgio, e in Gallia invece all'inizio venivano chiamati Tessitori. Perché? Perché loro adoravano San Paolo. San Paolo era un tessitore, si manteneva tessendo, no? San Paolo, famoso autore delle famose lettere,
molto adorato dai catari, perché appunto anche San Paolo nelle sue lettere parla contro la materialità, è un grande emblema contro la materialità e quindi era molto adorato dai catari, che quindi prendono anche questo soprannome di tessitori. Se vuoi una domanda, altrimenti concludo poi sì. Con il mondo no, dell'emblema. Guarda, sì, non abbiamo fretta, però visto che siamo in diretta, ho un'osservazione che mi ha colpito. Tiziana dice: uguale alla croce pisana. Io ho verificato ed effettivamente, se, eccola qua, è uguale. Sì, ah, quella pisana, ah, sì, 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 sì. Quindi questa è una curiosità interessante, i due sono esattamente sovrapponibili, quindi, e insomma, è una curiosità. Non c'era, meno, io se poi i telespettatori, i nostri così, ascoltatori intanto vogliono portare qualcosa da Pisa, perché nei testi che ho trovato, che sono veramente rari e rari, si parlava più di questa località, si parla qualcosa a Firenze, qualcosa in Umbria, però non è citato espressamente Pisa per quanto riguarda i catari, ma potrebbe esserci stato qualcosa, quindi lasciamo aperta ovviamente anche questa teoria, perché la croce effettivamente è molto simile, pressoché uguale. Ecco. Ecco. E Camilla è uno spunto, anzi ringrazio Camilla, perché questo è proprio, potrebbero metterlo, cioè se ci fossero ancora dei giornali seri, titolerebbero così. Quindi diamo fastidio perché siamo fuori dal sistema, diamo fastidio perché usiamo pensare, quindi non perché qualcuno voglia andare a fargli la lotta, il sistema odia chi prova a non farne parte, chi fa vedere che esiste una vita fuori dal sistema, chi pensa con la propria testa, chi ha una sua modo di interpretare la vita. È qui che veramente fa riflettere quello che ci ha scritto Camillo, proprio li manda ai matti, ecco. Poi torniamo alle domande, però ti lascio concludere, vai tranquillo perché non abbiamo limiti di tempo, siamo tranquilli, siamo fra amici, siamo un migliaio di persone e ascoltiamo te. Vabbè, un bel numero. Beh, effettivamente sì, i catari erano fuori dal sistema, non avrebbero certamente approvato le leggi liberticide, loro assolutamente avevano la loro visione della vita e proprio per questo, questa loro purezza, erano invidiati e odiati dai ben pensanti legati invece ai poteri temporali, ai poteri esoterici. Ma questo credo catero però continua e si apre in mille rivoli, ma praticamente ancora oggi, ad esempio fino al 1970-77, nella zona di Rennes-le-Château, soprattutto di Arc, di questa zona, chiamiamola la zona di Rennes-le-Château, per riassumere, vi era un papa catero, no? Era Deodat Rocher, c'erano dei personaggi che si rifacevano al catarismo e che proprio seguivano questa teoria. Ovviamente non seguivano in pieno quello che erano l'endura e il consolamentum, perché del consolamentum purtroppo si sono perse un po' di nozioni. Si sa qualcosa di questo rituale del consolamentum che veniva imposto, no? Con le mani da un perfetto ad un altro perfetto per avere questa vita eterna, la vera vita, non reincarnarsi soprattutto. Poi ovviamente questo regime alimentare molto rigido, quindi questo rifiuto totale della carne, tutto quello che era la manipolazione umana, e questo li rendeva anche puri nel corpo, perché veramente riuscivano a vivere molto a lungo, ad esempio in un'epoca in cui la vita media in questi anni era 40-50 anni e neanche, proprio si moriva molto giovani, ovviamente non è come oggi che la vita si è allungata. Questo loro regime alimentare li rendeva anche più sani, ovviamente, ma a loro questa salute non interessava, loro interessava la salute dello spirito. È questo che è fondamentale per comprendere il credo catero. Noi oggi, Gianluca, siamo abituati, ma fammelo dire, per il 90, cioè non dico noi, cioè le persone che ci seguono, ma la gente comune, la gente fuori da questo canale, per il 95% di materia.
denaro, carriera, successo, case, auto, moto, tutto quello che è materia. E quindi è l'opposto di quello che interessava loro. A loro non interessava tutto quello che è fatto dall'uomo, che è manipolato dall'uomo. Ma questo ovviamente li rendeva su un gradino superiore agli altri, ma anche un gradino molto traballante secondo le credenze del tempo. Perché anche per alcuni principi c'erano soltanto, ecco, alcuni nobili come i Trencavelli. I Trencavelli erano i difensori dei Catari perché nei loro domini avevano una maggioranza di Catari e quindi obtorto collo probabilmente dovevano avallare il credo cataro. Ma ovviamente anche ai sovrani del tempo, questi davano fastidio perché loro non riconoscevano l'autorità del re. A uno a cui non interessa la materia, tu puoi andargli là con la corona, con i diamanti, con la spada e tutto, non ti riconosce. Riconosce invece il perfetto che va là con una tunica, queste lunghe barbe, e che gli parla appunto dell'aldilà, che gli parla della spiritualità. E questo era un problema per un principe del tempo, perché non veniva riconosciuto la loro autorità. Se tu non riconosci la materia, non riconosci lo Stato. E quindi anche questo sicuramente è uno dei motivi principali. Volevo soltanto concludere con quel discorso delle credenze catare. Ad esempio, l'inferno e il purgatorio non esistono. Non bisogna mai prestare giuramento e non vi sarà nessuna resurrezione della carne. Questo guarda che è grave per il tempo, non c'è resurrezione della carne. Nei Vangeli c'è scritto appunto che nella seconda venuta di Cristo risusciterà i vivi e i morti, no? Quindi questo fatto della resurrezione della carne è molto molto grave per un credente del tempo. E poi soprattutto lo Stato non può giudicare un perfetto, tantomeno perseguitarlo, perché commetterebbe un grave peccato. E questa è la parola d'ordine, come dire, a noi lo Stato non ci riguarda, non ci interessa. E se abbiamo difficoltà a dirlo oggi nel 2022, tra un po' 2023, figuriamoci nel 1240. Concludo, se poi ci sono domande, con l'emblema dei Catari nella zona di René Château, che è il Monte Bugarash. Il Monte Bugarash prende il nome appunto da Bulgaro, da Bogomili. E lì si radunavano i Catari, facevano determinati rituali su questa montagna assurda. Ripeto, ne parleremo in una gita. Invito chi mi segue a scrivermi all'indirizzo baietti@protonmail.com, sia per questo viaggio che si farà nella terra dei Catari veri e propri, sia per altre conferenze che terrò sui Catari in Italia. Ad esempio, ne terrò una tra non molto a Milano, ce ne sarà una a Pordenone. Poi ci sarà la Toscana, c'è una serie di località in cui terrò queste conferenze proprio sui Catari. Tra l'altro faremo una visita nei luoghi Catari per eccellenza, che dicevo sono Desenzano sul Garda, Concorezzo e Mantova. Ebbene, sul Monte Bugarash si radunano i Catari, probabilmente quelli che fuggono da Monsegur, che fuggono da Querebus, e lasciano una traccia quando ormai tutto è finito, quando ormai le truppe del Papa hanno avuto la vittoria. Monsegur viene dato, Querebus vengono dati a sovrani fedeli al re di Francia, quindi che non hanno nulla a che fare con i Catari. Queste fortezze finiscono in mano a gente che non, ovviamente non li odiava, e allora vanno al Monte Bugarash. Il Monte Bugarash è invece un ricettacolo, è un luogo dove loro possono ancora trovare qualcosa. Tant'è che c'è un famoso sentiero, il sentiero dei Catari, che porta a caso strano alle cascate di Maria Maddalena, quindi vedete Maria Maddalena e i Catari. E su questo sentiero dei Catari avvengono delle cose strane ancora oggi. È un sentiero particolare, un semplice viottolo in terra battuta, ma dove probabilmente loro hanno lasciato qualche cosa, un messaggio che si riverbera anche l'eco ancora ai giorni nostri, come questa montagna così misteriosa.
Rimanete poi sintonizzati perché con il prossimo anno amplieremo questa cosa, rinforzeremo anche e spingeremo questa cosa anche delle oltre le conferenze che se vorrete e le sosterrete con la vostra partecipazione o divulgando alle persone che abitano vicino alle città in cui passiamo. Siamo stati a ovviamente Torino, Milano, Brescia, Firenze. Stiamo cercando veramente di toccare tante località e poi ci spingeremo oltre con il nuovo anno. Ma insieme alle conferenze, ai raduni dal vivo, ci sono poi i viaggi che faremo insieme a Giorgio. Quindi, insomma, è interessante andare poi a provare con mano e vederli questi luoghi. Quindi seguite un po' tutti i social di Facciamo Finta Che, perché vi diremo anche le date, i giorni, cercheremo di supportare queste iniziative come meglio potremo. Ecco, andiamo a vedere un po' quello che ci stanno scrivendo. Allora, San Francesco d'Assisi era catero, ci scrivono. Perché in tanti ci dicono è vero che era vicino ai Catari, quindi con la figura un po' di San Francesco d'Assisi lascia intendere in qualche modo una vicinanza Sì, simbolica c'è a quello che sono i un Catari. incontro proprio tra Francesco e i Catari che erano anche nella zona sua, soprattutto quando lui va su dal nord, ecco, le sue peregrinazioni. E qui Nick dice: ma la frase uccideteli tutti, Dio riconoscerà i suoi è stata veramente pronunciata e poi messa in pratica, nel senso che hanno veramente ucciso anche solo per il dubbio? Ci hanno ucciso, hanno fatto la frase esatta, ci sono alcuni testi francesi, ma il succo è quello, uccideteli tutti, alcuni dicevano ci penserà Dio a riconoscere, però il succo è uccideteli tutti, tutti quelli di Béziers, e Dio saprà riconoscere chi è cataro e chi invece è un cristiano fedele. Ma sì, effettivamente questo avviene, e avviene a caso strano proprio all'inizio nella chiesa di Maria Maddalena, nel giorno della festa di Maria Maddalena. La cosa mi fa molto pensare, mi fa pensare che vogliono veramente colpire al cuore questo esoterismo cataro e questo culto di Maria Maddalena, che un tempo era visto come una prostituta. Non so dove hanno preso questa visione di Maria Maddalena, perché nei Vangeli non c'è assolutamente questo. Però effettivamente ciò avviene. A Béziers abbiamo veramente una strage di enormi, enormi dimensioni. Ezio Nuti, che ringraziamo anche per il sostegno in chat, come tutti coloro che hanno potuto e hanno voluto donare anche in chat, cosa aveva portato i Catari a credere in quello che sostenevano? Come ho detto prima, i Catari seguivano determinate tradizioni, appunto, arrivate dall'Oriente. Tra l'altro, nel primo concilio cataro, mi sembra 1100, ecco, adesso le date esatte le troverete sul mio libro, dove viene proprio un pope Niceta, una sorta di vescovo, anche se la parola vescovo la usiamo per comodità, perché loro non riconoscevano i gradi nella chiesa, dei bogomili, i quali proprio porta dall'Oriente questi antichi insegnamenti. Quindi è una sorta di imbuto che raccoglie il mazdeismo, lo gnosticismo, il marcionismo, tutto quello che il mito di Simon Mago, ecco, i simoniaci. Anche su Simon Mago, a mio avviso, non si è mai chiarito molto, no? Questa figura così positiva che però per San Pietro meritava di essere abbattuto e spezzargli le gambe. Anche qua un'immagine veramente brutta, cruenta, però così la troviamo nei Vangeli. E su Simon Mago non è mai stata fatta, a mio avviso, la vera chiarezza. Quindi loro sono come un imbuto che raccoglie tutte queste antichissime, antichissime ideologie e credenze, ecco. E quindi deriva da mondi lontani che risalgono a prima di Cristo addirittura, questo loro insegnamento. Quello che conta probabilmente è anche l'aspetto pitagorico, perché Pitagora, no, da Samo, che però operava a Crotone, aveva una serie di regole, di leggi piuttosto bizzarre, no? Non toccare un gallo bianco, non specchiarti a mezzanotte con un lume acceso, no? Non raccogliere ciò che cade, non astenersi dalle fave per il favismo, ma soprattutto era l'emblema della metempsicosi, della trasmigrazione delle anime che ritornavano sulla terra. E quindi questo anche sicuramente avrà in tutto influito nel pensiero di questi buoni uomini,
e buone donne. E ripeto, l'aspetto femminile per loro era molto, molto significativo e molto importante. Mentre ringrazio e saluto anche Simona e gli ultimi arrivati anche come abbonamenti sul canale, che sono importantissimi, voglio leggerti anche questa domanda. Com'è possibile che un credo così rigido, che poi viene da credenze antiche, permettessero poi alle donne di avere posizioni di rilievo? Nota questa contrapposizione, questa rigidità. Mi viene da rispondere perché no. E probabilmente perché in antichità la donna era un altro. Loro sicuramente erano molto più avanti col pensiero, quindi perché no? Perché negare alla donna il ruolo che meritava? Ovviamente, sottolineo, ovviamente di avere anche nel tempo, perché loro erano più avanti, avevano queste antiche credenze nel quale si parlava di un dio donna che era Asherah, quindi loro sicuramente dall'Oriente hanno dei bogomili, avevano contatti con l'Oriente, ancora più Oriente della Bulgaria, come appunto che si parlava che nel Tempio di Salomone non c'era soltanto Yahweh, non c'era soltanto Geova, ma c'era anche Asherah, e aveva lo stesso potere, lo stesso rispetto del Dio uomo, ma il Dio donna viene annullato. Probabilmente loro sapevano questo, quindi davano veramente importanza alla donna, cioè non c'era distinzione, questo che voglio dire, non era una quota rosa, parola che non mi piace tra l'altro, no? Era normale, c'erano una donna meritava di diventare perfetta, diventava una donna perfetta, perfetta nel senso come capo della religione. Una donna non lo meritava, non lo diveniva. Quindi uomini e donna erano la stessa immagine con attributi diversi, ma arrivavano e dovevano andare sempre nello stesso posto. Non c'era una sorta di divisione, quindi dire, io muoio da uomo, quindi vado in paradiso, tu donna invece vai nel purgatorio. No, era la stessa cosa. E questo è importante nel 1200. Ci sono dei discendenti in questa cultura nelle zone italiane citate? Guarda, in Francia sì, nel sud della Francia vi sono delle piccole chiese che si definiscono catere, e qui in Italia probabilmente sì, però si definiscono e so di persone che mi hanno scritto che ci sono dei cenacoli catere, quindi assolutamente rimanderei a, se ritrovo appunto questi indirizzi, se qualcuno mi vuole scrivere qualche catero odierno che si rifà al catarismo, e ce ne sono, ripeto, anche in Italia, soprattutto nelle zone che ho detto, ma anche in altre, e ben venga che mi contattino, perché sarà utile dare loro un'immagine. Nel sud della Francia ne conosco diversi, soprattutto ad Arc, in varie zone vicino a Rennes-le-Château. Ah, ti posso interrompere soltanto una cosa, un piccolo annuncio che mi è stato richiesto di fare. E il 28 gennaio, è presto per dirlo, però lo diciamo adesso, il 28 gennaio ovviamente 2023, nel pomeriggio dalle 16, sarò a Como, nel centro storico di Como, nel Palazzo Diaz, per una conferenza proprio sui catari. Quindi ripeto, 28 gennaio dalle 16 alle 19, nel centro storico di Como città, Palazzo d'Epoca, lo spazio Diaz, e parleremo di catari. E l'ultima cosa, passatemi questo annuncio, visto i cari amici di Spigno Monferrato, l'8 dicembre a Spigno Monferrato, che è il luogo in cui vi è stato un vero processo alle streghe, quindi torniamo al fatto del femminino sacro, ci sarà la premiazione del premio letterario internazionale Il Vento dei Calanchi, ripeto, a Spigno Monferrato, provincia di Alessandria, l'8 dicembre, in cui io sono immeritatamente presidente di questa giuria letteraria. E sarà anche qui un luogo per incontrare amici vecchi e nuovi e parlare anche qua di catari e di misteri. Secondo me più che meritatamente invece, ma intanto ringrazio anche Chiara e ringrazio anche Victor, che è sempre con noi in chat e sarà presente anche lui il 10 dicembre a Torino. Ah sì, quindi fondamentale. Io vi invito, per chi può e ha la possibilità, di raggiungerci a Torino il 10 dicembre, perché è l'ultima dell'anno.
quindi poi ci riorganizziamo, cerchiamo di capire, però l'ultimo evento dell'anno, ci sono anche delle sorprese per chi vuole approfittare per realizzare anche dei doni per Natale, quindi se avete delle idee regalo e se quello di cui parliamo volete in qualche modo usare anche l'albero di Natale per far arrivare sotto l'albero di Natale le nostre tematiche, è una grande occasione perché ci saranno delle sorprese per chi verrà e sarà la possibilità di abbracciarci, incontrarci con un sacco di sorprese e più partecipate e più ci date la possibilità e la fiducia per allargarci sempre più lontano da quella che è la casa base, perché spostarsi, ma ne faccio una questione anche pragmatica, economica, spostarsi troppo da quella che è casa base mia, che è Torino, in realtà anche a livello logistico, oltre spostamenti, location, non è che tutti ci conoscono, quindi anzi se nelle varie città italiane sapete che ci sono delle comunità in cui siamo seguiti e che ci vogliono in qualche modo aiutare, e aiutateci anche proprio dal punto di vista logistico, proponendo sale, proponendo anche delle giornate, in modo che affrontiamo le spese di viaggio, logistica e fra l'altro da centro Italia in giù, anche per poter in qualche modo dormire una notte fuori con tutto lo staff e poter poi rientrare in maniera più sicura al mattino dopo. Ecco, quindi questo ci tengo, perché poi molti mi scrivono su Telegram o su Facebook: perché non venite in questa città? Volentieri, dateci solo, è che devo ancora ben capire dove le comunità di chi ci segue sono più numerose, quindi anche qui si parla di meritocrazia, come qualcuno diceva in chat, no? E allora più in una città sappiamo di avere vita facile nell'organizzarla e nel riempire la sala, e più volentieri inseriremo tante altre città. Di sicuro siamo fermi fino a fine gennaio. Quindi un'eventuale prossima data dipende anche da voi e potrebbe essere fine gennaio. Detto questo, voglio ritornare a quello che ci state scrivendo. E allora, fra l'altro c'era una domanda bellissima, anche perché poi giustamente il rituale è quello che ha in qualche modo sbalordito i soldati di cui ci raccontavi, è sicuramente una ritualistica, è sicuramente qualcosa che verrebbe definito paranormale. E quindi sono anche magari queste le doti che hanno portato tanta paura, tanto odio, e il fatto che la popolazione li accogliesse in questo modo, c'era qualcuno che diceva poteva essere anche paragonato a capacità guaritive, quindi in qualche modo curative, quindi anche quello è sicuramente interessante, oltre che dal punto di vista, e quindi anche l'alimentazione, alcune usanze che ci hai raccontato corrispondono proprio alla pulizia di alcuni corpi ed energie sottili, invisibili, che nelle ritualistiche e nella magia sono risapute. Praticavano magia. Assolutamente, come le streghe, le cosiddette streghe che sapevano guarire, curare con erbe, conoscevano la natura ovviamente. Ma erano molto invidiati, perché loro avevano delle grandi conoscenze sia di anche di guarigione, perché riuscivano con la loro cultura erano psicanalisti ante litteram, riuscivano a capire l'animo umano molto molto meglio dei sacerdoti del tempo, che come ti dicevo erano corrotti al 95%. Ecco, erano delle belle, ecco, userei questo termine, delle belle persone, e proprio per questa loro innocenza vengono proprio attaccati, trucidati. È una crociata che, se non vado errato, la Chiesa non ha mai chiesto perdono. Sai che hanno chiesto perdono per tante cose, no? I papi in questi ultimi anni, da Papa Francesco a Giovanni Paolo II e quant'altro. Mi sembra che sui catri la Chiesa non ha ancora chiesto perdono, adesso a quasi 1000 anni di distanza. Lo farà quando queste tematiche arriveranno a più. Quindi in realtà gioca sul fatto che di queste cose in realtà se ne parla fra pochi, ma pochi neanche tanto, perché
un'ora e un quarto, un'ora e dieci, un'ora e un quarto di trasmissione, è stata seguita fedelmente da più di 1000 persone. Vi chiedo poi anche di riportare, visto che si parlava anche, per esempio, di finale Ligure, gli amici della Liguria so di per certo essere numerosi, quindi scrivetelo anche nei commenti o su Telegram, perché la Liguria, anche per ragione di vicinanza, potrebbe essere una candidata per fine gennaio, se adesso qualcuno parlava di finale Ligure, qualcuno di Genova, qualcuno di Savona, mettetevi d'accordo, per noi potrebbe sicuramente... Scusami, ho sbagliato, devo citare la cosa. Il 18 dicembre invece sarò da alcune amiche a finale Ligure. A finale c'è una bella associazione che ovviamente porterò, come facciamo finta che... Quindi finale, bravo Gianluca che l'hai detto. E anticipo, sì, che c'è un... Ne parlavano in chat. Quindi, sì, esatto, finale Ligure. Grazie agli amici di finale. Le carissime amiche di finale Ligure, dove sarò, ripeto, il 18 di dicembre. Quindi l'8 a Spigno Monferrato per questo premio letterario internazionale, a Spigno Monferrato, provincia d'Alessandria, 10 giorni dopo a finale Ligure, nella splendida finale. C'è un interesse molto forte da Pordenone, come ti dicevo, se quindi il nord-est, ecco. Nord-ovest. Arriveremo, e anche dall'Emilia, quindi stiamo parlando... poi di tanto in tanto torno a Torino perché è dove mi viene più comodo, perché io in realtà ho anche altri lavori, ho una bimba piccola, quindi tendo a fare spostamenti di un giorno, ma tra fine gennaio, fine febbraio e fine marzo i candidati sono proprio Pordenone o il nord-est, la Liguria e l'Emilia con Bologna, si pensava, quindi potrebbero essere queste le prossime tappe, anche in base, lo diciamo proprio per vedere una reazione, quindi nel senso sia su Telegram che nei commenti fatecelo sapere, perché mi farebbe veramente piacere. Poi con la bella stagione sicuramente Roma, quindi così Victor ci aiuterà insieme a un sacco di amici che vengono abitualmente, perché Roma sicuramente è una città che non può mancare al nostro tour. Detto questo, io ti lascerei la conclusione della puntata. Giorgio, come al solito è un super piacere averti con noi. Grazie. Innanzitutto sarà un grande piacere rivederci a Torino il 10, quindi data fondamentale, il vero Natale sarà per me, la festa di Natale sarà il 10, riabbracciarci a Torino con te. E, Katari, questo popolo, usiamo questo termine, popolo, anche se non sarebbe giusto, diciamo questo credo, questa credenza, che ha dato voce a chi voce non aveva, ha dato una speranza a chi non aveva speranza, ha dato un futuro a persone che, per i quali il futuro era soltanto la zappa, la vanga, il confine del terreno pieno di pietre che dovevano zappare per una agricoltura di sussistenza. Ha dato la felicità, ecco, questa piccola, immensa parola, ha dato la felicità a delle persone che credevano di essere vive soltanto per nascere e morire e basta, senza lasciare un segno. Ecco, ha consentito loro di lasciare un segno. I Katari hanno lasciato un segno che non è sui libri, perché loro non hanno mai scritto nulla. Quello che noi troviamo lo troviamo dai domenicani, purtroppo, e da altri. Ma il loro segno è qualcosa di tangibile, lo troviamo nei ruscelli di quella zona, nel vento che soffia su queste fortezze bellissime, che invito a visitare con me poi. Scrivetemi al mio indirizzo, mi raccomando, vi risponderò a tutti, e sarà veramente un segno che soltanto, passatemi questo termine, alcuni puri di cuore coglieranno anche oggi a 800 anni di distanza. Un segno che cambierà la vita a molti, come l'ho cambiato in un certo senso anche a me. Questa croce è un simbolo veramente importante. Grazie. Grazie di cuore Giorgio, grazie a tutti quanti gli amici in chat, chi ha fatto una donazione, chi ci sostiene anche con un passaparola, una condivisione, un like, grazie di cuore Mesbet in regia, un abbraccio anche a chi divulgherà questo contenuto, pubblicherà su tutti i social possibili immaginabili, e anche ai realizzatori di clip, che sono una community di cui noi abbiamo veramente bisogno, perché... noi siamo fra i veterani che riusciamo a stare dietro
a un'ora e venti, un'ora e quaranta, due ore e mezza di queste tematiche, ma in più magari li attiriamo con un estratto di 5 minuti, 3 minuti, 1 minuto, 50 secondi di alcune di queste nostre chiacchierate. Servono veramente per far capire la potenza di quello che riusciamo a far arrivare grazie a Giorgio e a tutti i relatori grazie. Che approvano e aiutano questo progetto. Un abbraccio a tutti. Facciamo Promo. Finta che è sempre il numero uno. Basta. Grazie di cuore, ti si vuole bene. Promo, sigla, grazie a tutti. Alla prossima. Alla prossima. Ciao. Come scrisse George Orwell, chi controlla il passato controlla il futuro. Chi controlla il presente controlla il passato. Facciamo finta che è il canale YouTube ideato e diretto da Gianluca Lamberti. Sono 4 i nuovi video ogni settimana. Il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica. Alle 21.30. In diretta. Sostienici abbonandoti o facendo una donazione per far crescere il progetto e sostenere la libera informazione. Facciamo finta che è presente su ogni social. A te basterà seguirci.